Amici di Anime Click, ben ritrovati qui sul nostro canale. Inizia una nuova settimana. È stata una settimana bella intensa, è stato un weekend bello intenso. Ringrazio tutte le persone che sono venute alla Feltrinelli, sì, scusi, ovviamente, prima gaffa della settimana, alla Rizzoli Mondadori, cioè su tre, ho sbagliato, ho detto l'unica che non andava bene, alla Rizzoli Mondadori della Galleria a Milano. Sono stati tanti, 90 persone comunque sono venuti sabato pomeriggio a sentir parlare di anime e manga, sempre più interesse quindi per questo argomento anche al di fuori delle fiere e sono davvero molto molto contento. Poi la gente è stata uscita contenta, gli editori pure sono stati molto contenti di questo incontro. Noi poi ci siamo riuniti ieri in seduta nascosta per organizzare altri piani di conquista del mondo, sempre a Milano. Abbiamo fatto la nostra prima convention che è durata tutta la giornata di ieri. Ora comincia una settimana lunga che comincia proprio con Giundo, i nostri amici di Giundo che hanno tantissime novità e in realtà proprio con loro iniziamo ufficialmente qui su Anime Click. Altrove lo abbiamo già iniziato con Star, per esempio, giovedì quando abbiamo annunciato il mangaka ospite per quanto riguarda Star di Lucca Comics. Cominciamo oggi proprio il Road to Lucca. Questo per quanto riguarda almeno voi. Tanto ciao Alex, ciao a tutta la community di Ciao Anime Click. Lollo Lorenzo di Giundo. Road to Lucca che sarà lunghissima, in realtà Road to Lucca, come ben Lorenzo sa, comincia molti mesi fa. L'organizzazione di ogni editore, piccolo, medio e grande, per un evento abnorme come Lucca è Per me è la prima grandissimo. volta, diciamo, full Lucca. Sì, perché poi ecco, è una quadratura del cerchio, no Lorenzo? Voi avete iniziato proprio la vostra attività proprio facendovi conoscere alla Lucca dell'anno scorso da perfetti sconosciuti voi. Esatto. Diciamo, siamo partiti lì, abbiamo lanciato un attimo il progetto l'anno scorso. Ah, che bello, vedo Letsundogo, un saluto. Tra l'altro poi arriveranno anche fra un pochino, quindi, perché poi noi facciamo la manga night, andiamo avanti a chiacchiere e cazzate poi, tutta la sera del lunedì. E poi adesso abbiamo lanciato, è passato un anno e c'è cioè, un po', diciamo, before after, un po' il concetto. Speriamo, insomma, di avere anche proprio uno scatto da questo punto di vista. Ora vedremo un pochino di cosette, però diciamo E stiamo beh, di diventando acqua sotto i un po'. ponti ne è passato, anche se solo un anno avete fatto diversi progetti di cui adesso parleremo. Poi oltretutto avete fatto diverse altre fiere anche in grande stile. L'ultima è il Napoli Comic Con, se mi risulta, anche Etna avete Sì, fatto. pure il Salone del Libro. Pure il Cioè, Salone del Libro, insomma, non vi siete fatti mancare nulla quest'anno. no, diciamo il mio invecchiamento è dovuto soprattutto a queste alla combo di fiere, però in realtà sono state una più devastante dell'altra. Sì, Quindi perché hai no. visto che effettivamente un conto è vederle da appassionato e un conto arrivare come stendista, barra editore, barra qualcuno che deve proporre qualcosa per tutti i giorni. E sicuramente è pesante. Esatto. Sì, in realtà io non c'ero mai stato prima di Lucca scorsa a una fiera del Ecco, fumetto, quindi per me è stata hai fatto una proprio. full immersion. Esatto, è stato proprio da 0 a non 100, da 0 a 50, diciamo, quest'anno arriveremo Però è a 50. stato bello anche vedere una cosa, nel senso, man mano che avanzavano le fiere, man mano che voi crescevate, comunque vi facevate conoscere, aumentava la gente che veniva al vostro stand e che vi conosceva e che veniva proprio volontariamente riconoscendo il brand, no? E soprattutto i vostri cappelletti. Esatto. Quelli sono la cosa più famosa tendenzialmente di Giundo, ma sì, cioè nel senso, prima Lucca abbiamo dovuto letteralmente trascinare le persone allo stand, ora mo, con degli sticker pure abbastanza fighi, però il concetto era molto pull, no? Perché ovviamente il 99,9% delle persone ovviamente non ci conosceva. Ora questo primo anno siamo ancora un po' denionati da questo punto di vista, ma la gente ci ha iniziato un po' a conoscere e questo Lucca sarà appunto un po' il primo giro di boa, quindi non è che mi aspetto che ci conoscano tutti, però 1 su 10, partiamo da questa base. Allora, da Lucca dell'anno scorso a Lucca di quest'anno, cosa è cambiato? Beh, tantissime cose in realtà, perché noi abbiamo lanciato a Lucca l'anno scorso con i primi Giundo Original, che appunto erano comunque dei lavori fantastici e erano appunto le prime lavorazioni che abbiamo fatto. Nel corso dell'anno, tra il 2021 e il 2022, abbiamo poi lanciato la prima opera estera in cartaceo di Giundo, perché noi già avevamo, quando siamo arrivati a Lucca, un pochino di opere internazionali sulla nostra piattaforma,
ma dopo Lucca sono iniziati ad entrare i primi webtoon orientali, che poi abbiamo iniziato con Of Machines and Beasts a portare in cartaceo dalla primavera, praticamente. Quello è stato un po' il primo cambio radicale, no? Rispetto all'inizio. Quello è stato il primo titolo con cui ho visto veramente parlare di Jundo a tutto tondo, quello che vi ha fatto conoscere, perché comunque stiamo parlando di uno shonen non a caso, d'altronde voi avete puntato proprio a quello, era uno shonen molto richiesto, esatto, del webtoon, avete cavalcato un po' l'onda che sta vedendo un po' tutti gli editori portare webtoon in cartaceo, ci sono anche alcune polemiche riguardo a questa cosa qui, poi ne parliamo insieme magari, però ecco, c'è un grandissimo interesse. Guarda, ne parlavamo proprio sabato con Michele Mari e con J-Pop, perché loro sono stati, diciamo, gli antesignani per quanto riguarda lo sbarco di webtoon in cartaceo. Esatto, avendo un grandissimo successo. L'italiano, diciamo, una buona fetta di italiani preferisce ancora il cartaceo. A voglia, no? No, ma allora, innanzitutto uno proprio dei pilastri di Jundo è pure una cosa che poi organicamente non poteva essere presente fin dall'inizio, ma è dovuta essere dispiegata col tempo, è la sinergia totale tra cartaceo e digitale, cioè nel mondo del fumetto in generale e in quello del fumetto in Italia in particolare, queste cose non possono essere scisse perché hanno due ruoli anche diversi, cioè la lettura digitale permette la conoscenza di opere, permette un po' di bingiare un po' di più sulle opere, di conoscere tantissime e così via, però poi il cartaceo una persona lo vuole e questo l'abbiamo visto tantissimo, è incredibile, su Of Machines and Beasts, no? Ci arriva la gente, ora il primo volume è uscito a maggio, il secondo, poi diciamo lo vedremo un po' più nel dettaglio. Poi, ma Romix, mi ricordo che lo avete messo per lettura, no? E la gente si fermava, esatto, a leggere, a sfogliare come è abituata. Esatto. Ora sta per uscire il secondo, è passato un po' di tempo, da adesso in poi avrà un ritmo molto più rapido, circa bimensile. Ma la cosa incredibile è che giustamente molta gente ci dice quando esce il secondo, quando esce il secondo, e noi nel frattempo diciamo guarda, ci stiamo lavorando. Se vuoi nel frattempo puoi leggere sull'app, i primi 10 capitoli sono gratis, più del primo e così via. E moltissimi ci dicevano sì, fighissimo, ma io voglio leggerlo in cartaceo, ecco. Quindi io lo leggo finché non c'ho il cartaceo, quindi questa è che quello... Una cosa bella di quando si viene in fiera e si va allo stand Jundo è questa doppia possibilità di poter leggere in cartaceo, di poter provare appunto il volume, averlo fra le mani, ma anche comunque provare l'app dove, esatto, voi siete, cioè il vostro focus, no? L'online, il fatto che comunque siete una piattaforma che offre un po' la Netflix, come dicevamo, dei fumetti, uno può leggere quello che vuole, del genere che vuole, e quindi là puoi provare l'app ma anche leggere cartacee, quindi provare, vedevi anche questo mix fra persone che magari dall'app poi vedevano che ci stava anche il cartaceo e provavano, e quelli dal cartaceo poi voi li indirizzavate, magari gente che non ha mai letto online si trovava a provare l'app e magari diceva cavolo, figo, posso leggerlo anche sull'autobus dove mi trovo. Esatto, e soprattutto la cosa figa è questa, noi stavamo lanciando i webtoon, ok, in quella fase, poi parleremo degli original perché sono gasatissimo di una serie di cose, ma focalizzandosi sul webtoon lì c'era proprio lo stacco di ok, cioè mi leggo Machine and Beast sull'iPad in digitale e poi c'ho il cartaceo accanto, e lì uno vede la valorizzazione dei due mezzi, no? Perché il cartaceo di un webtoon, specie il fatto che a noi ci permettono di rifare gli interni con totale libertà, e ti permette di creare proprio due fruizioni completamente diverse. Ognuna, ecco, questa, così mi risponde alla domanda di tante persone con cui ho parlato che dicono che il webtoon nasce sul device, tu lo puoi leggere su, nasce per, comunque per uno scroll, per una fruizione dovuta al device, che può essere cellulare o tablet che dir si voglia, non è adatto invece per una pubblicazione cartacea, che si perde un po' quella bellezza del webtoon che nasce nativo per questo. Tu che ne pensi? No, cioè, diciamo che io capisco benissimo il dubbio, ma è anche vero che, come posso dire, è naturale, no? Io lo vedo in digitale, è infinite canvas, cioè delle scene che uno può dire è impossibile che queste le riporti in cartaceo, ed è vero, alcune scene è impossibile riportarle fedelmente al 100% in cartaceo, ma che succede? Quando vai a creare il cartaceo, è lì che puoi creare un'esperienza diversa, puoi giocare su altri aspetti che sul telefono non puoi sfruttare. Banalmente, una cosa che proprio sul cartaceo si vede tanto di più è tipo la tridimensionalità delle scene, cioè scene in cui giocando con le vignette riesci a dargli un senso di tridimensionalità molto maggiore,
Quindi andrai a perdere delle cose e a creare altre cose, ma è proprio lì la bellezza, perché così io l'ho letto in digitale, l'ho scoperto, lo leggo in cartaceo e c'ho un'esperienza. Sono due esperienze diverse, in poche parole. Poi la cosa fondamentale, ecco, che tu stai dicendo, è che avete libertà comunque di creare gli interni, quindi di renderlo più fruibile proprio per una lettura in cartaceo. Esatto. Esatto. Quindi cosa no, che scopro adesso, perché effettivamente è un'ottima risposta da dare a chi dice, cioè non è una riproposizione uno a uno di quello che sta sulla piattaforma, ma è qualcosa creato ad hoc per il cartaceo. Esatto, ma questa è un po' la direzione di tutto. Ti faccio un esempio. Io non so onestamente come funziona, per esempio, la creazione di Solo Leveling, però una cosa che è evidente è come... Ah, non ti preoccupare, che ora che me l'hai detto, questo lo ridirò anche a Star Comics. Questa è una domanda che è futura, che faccio sicuro. Sono stracurioso, perché una cosa è ovvia e mi fa molto ben sperare nella direzione, diciamo, di questo settore in generale, perché i primi volumi, tipo l'1, il 2, 3, avevano una riproduzione, una resa che era molto più una legacy della versione digitale, cioè si vedeva di più la connessione, mentre gli ultimi sono tanto, tanto di più invece emancipati dalla versione digitale. Quindi secondo me è proprio una direzione che una sta... Una direzione e anche un'evoluzione che sta prendendo questo media, perché poi non è un manga assolutamente, è un po' come ai primi tempi però appunto dei manga, che venivano portati, no, in edizione originale, quindi con cioè non specchiato come veniva fatto all'occidentale. Quello è stato un pian piano abituare il pubblico, ma anche abituare gli editori a pubblicare queste edizioni giapponesi in una certa maniera. E ora vediamo che praticamente è diventato prassi. Sto vedendo questa evoluzione anche per i webtoon, che comunque è qualcosa di completamente nuovo, che è sbarcato nelle nostre fumetterie con Killing Stalking pre-pandemia, ma stiamo vedendo un'esplosione che sostanzialmente degli ultimi 2 anni. Esatto, no, ma su questo, ma anche perché ovviamente poi c'è dei tratti su cui ovviamente il manga è ancora, diciamo, come posso dire, il ovviamente sacro graal tendenzialmente, no, del settore. Il webtoon gioca su degli aspetti che ovviamente si creano man mano la propria fan base tendenzialmente. Ora ci sono cose che possono piacere o non piacere, ma banalmente è completamente a colori. Ha delle tematiche, i webtoon, essendo nati sul web, ovviamente, e usando una fruizione quindi più iterativa, secondo me in alcuni modi si avvicinano di più alle giovanissime generazioni, cioè parlo di proprio gli ultra young, e infatti un po' si vede nello stile proprio anche narrativo, no? Quindi super cliffhanger uno dietro l'altro, esatto. Colpi di scena, velocità anche della narrazione. Eroi sgravati fin dall'inizio, sì. Tendenzialmente, quindi c'è meno hero building, più ok, sei forte, sei figo, sei devastante subito praticamente, cioè time zero e già si capisce. Cioè non c'è, no, il concetto, troppo il concetto di una crescita modulare. Perché se però le storie non sono da meno, perché comunque c'è anche un world building generale, anche per esempio in Machine Beast io sinceramente ho visto anche un mondo costruito intorno ai personaggi molto interessante. Assolutamente, no, ma poi diciamo queste cose vanno, cioè appunto il sistema di costruzione tipico di un manga, il sistema di costruzione di un webtoon eccetera, semplicemente vanno a toccare sensibilità diverse che poi via via maturano tendenzialmente, quindi su questo diciamo sono stracurioso di vedere, anche perché il mondo del webtoon è in una fase super embrionale, cioè io penso che tra un po' ci riguarderemo indietro e si vede. Mi ricordi, no, quando c'era Solo Leveling, capirai però che... si vede che c'è un qualcosa, un media che ha delle potenzialità stratosferiche e noi siamo solo all'inizio. Tra l'altro, sintomo di tutto questo è anche la serialità televisiva che ovviamente adesso sta cominciando ad attingere dai webtoon, perché ne vede il potenziale. E questo, secondo me, è uno specchio di successo non indifferente. Assolutamente. Soprattutto poi, non solo con il lato animazione, ma anche con il lato live action, che spesso sta diventando quasi predominante su questo Netflix, sì. Poi con l'ondata coreana, no? Sweet Home, eccetera, diciamo, ha creato molto un... Sì, anche quello degli zombie, Noi siamo vivi, quello è un webtoon coreano, anche quello, appunto Sweet Home, che è arrivato adesso anche per Star Comics, che io ho letto anche recensito, cioè effettivamente si adattano molto bene al live action e quindi loro attingono, e questo è un Doubt Death, ovviamente, che poi la gente dice, ma da dove nasce la storia? C'è il fumetto, c'è il webtoon, e adesso arrivano anche in Italia.
Esatto, e poi questo è un lato, no? Perché poi c'è il lato originale di fruizione digitale, che lì, anche lì siamo agli albori. Cioè ora, appunto, su Joondoo noi nasciamo appunto piattaforma digitale, quindi alla Netflix puoi leggere quello che ti pare online con un piccolo abbonamento, e per adesso semplicemente l'esperienza di lettura anche di Webtoon è Infinite Canvas, leggo, è molto comodo da telefono, puoi scrivere tante cose. Però pure quella è embrionale come cosa, pure quella è una cosa che, su cui sono molto eccitato del fatto di come potrà evolversi, perché diciamo è molto semplice espandere un'esperienza che poi diventa completamente separata dal cartaceo. Esempi base, colonne sonore dinamiche sulla base della lettura, molta gente apprezza leggere con musica di sottofondo, molte opere hanno delle original soundtrack anche in versione cartacea. Mi dicevi un tempo fa che addirittura si sta ragionando di inserirle all'interno dell'esperienza della piattaforma, di sentire musiche. Quindi immaginati che puoi ovviamente attivarle, disattivarle, ma man mano che scrolli cambia la colonna. Diventa praticamente a metà fra un fumetto e una visual novel giapponese. Esatto, pure banalmente anche cose molto semplici, GIF animate che possono dare un senso di... cioè, non si tratta di animated comics, che è una cosa molto, diciamo, più complicata, ma anche banalmente... foglie che si muovono, un piccolo, diciamo, movimento dei poteri espressi dall'eroe di turno, eccetera. Queste sono cose che garantisco che immergono più nella lettura e che creano poi veramente un concetto. Ora, ovviamente, vedo il boomer, il lettore boomer dice: no, oddio, che è questa roba? Però dico anche giovane, invece, figata. Cioè, quello crea un pubblico, secondo me, adatto a questo tipo di cose, perché il pubblico giovane che vive sui tablet, il mio figlio H24 sta sul tablet. Ma assolutamente, quindi... poi immaginiamoci una cosa, perché è corretto, no? Che arriva il lettore e dice: a me sta cosa mi fa cagare, cioè io non voglio la musica. Però lo può disattivare. A parte sì, ma poi è per quello che sviluppiamo assolutamente un lato digitale e un lato cartaceo, perché andiamo verso un mondo che secondo noi è sempre più complicato, è sempre più... le persone hanno un'individualità sempre maggiore, che è un lato positivo, e quindi bisogna tailorizzare, bisogna customizzare un po' quello che si va a fare per garantire un'esperienza completa ai diversi tipi di sensibilità. Assolutamente. Allora, per chi ci sta seguendo, e non sono pochi, visto che a quest'ora 53 persone, molti vi conoscono, altri no. Quindi vogliamo ricordare un attimino che cos'è Joondoo, perché noi abbiamo parlato di volumi cartacei, voi ovviamente li fate, poi ne parleremo, dove si possono trovare, cosa producete di cartaceo. Uno è il titolo che hai detto, di cui arriverà presto il secondo, anzi poi ce lo flexi un pochino, così comincia la persona a dire: adesso ce lo compriamo, chi non l'ha comprato così comincia a capire di che si tratta, ma voi fondamentalmente siete una piattaforma online che nasce nativa con un abbonamento. Esatto, noi siamo... dal costo irrisorio. Yes, quindi siamo una piattaforma web e app, quindi sia per dispositivi Android che iOS, tramite cui è possibile leggere gratuitamente... ogni mese mettiamo 5 opere completamente gratis e i primi 10 capitoli di ogni opera sono sempre gratis. Poi che succede? Per sbloccare i capitoli non disponibili bisogna avere un abbonamento di €1,99 al mese o €19,99 all'anno. Quindi vi manda in rovina questa spesa per chi vuole vedere. Su Crushed non avete idea la fatica per portarlo, ma è stata proprio una battaglia quasi personale quella per portarlo, è stata veramente una crociata, però è bellissima come opera, c'ha dei colori fantastici. E se ce la facciamo, lo porteremo in cartaceo, quello, vero? Spoiler. Ragazzi, 19 euro l'anno, cioè per leggere quante opere ci sono sul vostro portale? Al momento più di 130. E la voglia passare il tempo. e poi ogni mese ne escono di nuove e così via. E poi che succede? Questo abbonamento dà anche diritto, noi abbiamo uno shop integrato nella piattaforma, tramite cui è possibile acquistare poi i cartacei delle proprie opere preferite e tramite l'abbonamento è presente uno sconto sulle spese di spedizione, quindi per chi è abbonato sopra i 15 euro la spedizione è completamente gratuita e la spedizione comunque ha uno sconto di 2 euro, quindi c'è un beneficio proprio immediato e il nostro scopo è proprio creare una community da questo punto di vista. Quanti sono adesso in un anno, perché voi siete diciamo a pieno regime da poco meno di un anno, adesso quanti sono gli abbonati più o meno? Allora, tu considera che al momento abbiamo sulla piattaforma più di 1000 abbonati paganti e più di 50.000 utenti attivi. Lurconi. Che usufruiscono dei vari servizi annessi e connessi, quindi opere gratis, letture, eccetera, eccetera. E in realtà sì, 53-54 mila, quindi...
un numero devastante praticamente di persone che sta iniziando a leggere online, perché non dimentichiamoci appunto proprio il concetto stesso di cioè la prima domanda che ci facevano a noi era: ma è legale? Perché ovviamente sì, dove l'unica lettura digitale presente in Italia era presente lettura tramite le scan. Esatto. Sì, perché però già ti avvicini a un pubblico sostanzialmente giovane, quei giovani già vanno su Manga Plus per quanto riguarda i manga, oppure Webtoon, le piattaforme Line, le piattaforme quelle coreane dove possono leggere in inglese, però ecco, hanno questa difficoltà, cioè un povero boomer come me che l'inglese non è mai riuscito a prenderci, non so buono, a quelle lingue non ci so buono, cioè ovviamente in italiano non c'era niente e quindi in realtà voi avete tutto in italiano. Assolutamente sì, ovviamente, diciamo, quello è lo scopo principale cioè, appunto durante quest'anno, da quando abbiamo lanciato, il nostro scopo è stato ampliare sempre di più il catalogo, quindi siamo partiti, no? Quindi gli original, opere occidentali, internazionali, quindi Dark Horse, Ankama, Dargo e così via, e poi appunto Webtoon, soprattutto di Quai, che è anche la principale piattaforma del settore. Questo è molto interessante perché esatto. Il mondo cinese è un mondo che si sta aprendo con un'enorme velocità al mercato tendenzialmente internazionale, su un mercato come quello dei fumetti, su cui ovviamente era sempre stato un po' indietro da un punto di vista di essere conosciuto dal pubblico, no? Quindi c'è stato il lato giapponese, alcuni fumetti cinesi, alcuni manga cinesi sono ovviamente arrivati nel corso del tempo in Italia, e poi però la Corea che ha preso il sopravvento da questo punto di vista. La Cina è il next level dopo la Corea, che abbiamo scoperto. Stanno per fare il balzo da questo punto di vista, proprio si vede quando ci si parla, si vede come cambia velocemente anche i nostri rapporti con i nostri fornitori nel giro anche solo di un anno. Stanno per fare il balzo un po' in tutto, secondo me, perché hanno una potenza di fuoco devastante e stanno per invaderci. Siamo esatto, hanno un'energia potenziale. Sì, fumetto, ma anche animazione, vediamo, cioè, anche live action ci stanno provando. E il livello webtoon cinese ormai sto vedendo sta raggiungendo quasi il livello coreano, sbaglio, in produzione sicuro. Assolutamente sì, ma soprattutto quello che stanno riuscendo finalmente a fare all'inizio erano molto dipendenti da ciò che faceva la Corea. Pure loro adesso stanno iniziando a emanciparsi, cioè stanno iniziando a creare delle opere che hanno un'identità culturale forte, perché poi ovviamente la Corea ha delle opere fantastiche. Il Giappone pure da questo punto di vista sta iniziando, anche loro stanno iniziando a entrare, cioè diverse major giapponesi stanno iniziando a webtoonizzare i propri manga, che cioè io penso poco tempo fa se l'avessero proposto l'avrebbero bruciato in piazza, e adesso stanno facendo anche loro il lavoro, cioè webtoonizzare vuol dire scompongono il manga, lo mettono in verticale, e cioè quindi stanno entrando anche loro. La Cina su questo adesso sta perdendo un po', diciamo, la dipendenza dai paesi esteri, sta creando un sistema, diciamo, autentico. È bellissimo perché così ci sarà sempre più opere autentiche da più posti diversi e il nostro scopo sarà poi portarne sempre di più. Cosa possono trovare? Che generi ci sono di queste storie? I webtoon, innanzitutto, dicevi, sono prettamente quasi tutti cinesi, e poi qualche opera occidentale, e vedo che sono quasi tutti boys love, o sbaglio, insieme a qualche shonen. Allora, per rimanere nella targettizzazione alla giapponese che capiscono i nostri utenti. Allora, noi, diciamo, il nostro motto principale, la prima cosa che uno vede quando entra di solito sul nostro sito è no limiti a stili e genere, quindi il nostro scopo è pushare il più possibile su stili e generi diversi. Quindi, che cosa c'è effettivamente? Ovviamente ci abbiamo i generi più richiesti da un certo punto di vista, come sono i shonen, quindi combattimento, e boys love. Al momento abbiamo più shonen che boys love da questo punto di vista. Poi che succede? Poi è lì che si dirama tutta la profondità, appunto, del fatto che il webtoon spesso si diramano in tanti sottogeneri, quindi horror, per fare un esempio, abbiamo, a parte delle opere devastanti a livello horror, sia original che webtoon, un webtoon che consiglio a tutti gli amanti dell'horror è Devil's Bookshelf, molto simile allo stile di Junji Ito come impostazione, e sono tutte storie autoconclusive di una decina di capitoli, e è veramente, veramente fantastico. Thriller, vanno molto sul thriller inquietante, diciamo i webtoon entrano molto in quel filone fantasy proprio all'infinito visto. Quindi in realtà è commedie, pure là il webtoon è un altro di quei media che si presta molto alle commedie, perché concetti di sketch ripetitivi in un concetto online dove puoi pubblicare all'infinito si prestano sempre piuttosto bene, e quindi è difficile. Poi c'è tutto il lato original, perché
questa è una metà. Questo è il lato webtoon che, di cui voi prendete le licenze. Poi ci sono gli original che puoi trovare solo su Giundo. Esatto, queste sono opere create da giovani artisti del mondo del fumetto. Un po' come Netflix, come dicevamo. Esatto, pure se il concetto finanziario è leggermente diverso, perché da noi il 100% del ricavato della vendita del fumetto, esclusi i costi di stampa e spedizione, va all'artista, perché il concetto della linea originale è Giundo ci, tra virgolette, guadagna dall'online, dalla parte digitale dell'asset, ma è creare un sistema in cui l'artista abbia pieno possesso della propria opera e riesca a trarne un ricavato tale da poter creare più opere, da potersi sostenere con questo lavoro e portare una nuova generazione di artisti sul mondo del fumetto, perché c'è un'energia devastante a livello potenziale. Abbiamo appena fatto il Join the Line del 2022, cioè la nostra chiamata alle arti, in cui diciamo appunto chiediamo alla gente di mandarci proposal così da scegliere alcuni nuovi original, e ci sono arrivati in due mesi più di 220 candidature da artisti di tutta l'Italia. E è fantastico, anche perché questo Join the Line l'avevamo focalizzato sui webtoon, quindi anche una cosa specifica tendenzialmente. C'è stata una follia praticamente da questo punto di vista. Infatti il team editoriale sarà in miniera fino al 1° ottobre, quando dobbiamo annunciare chi è entrato. E poi, questo per adesso ancora no spoiler, ma poi a Lucca vedremo tanti nuovi original da questo punto di vista. Vedremo un salto di qualità a livello proprio di volumi, anche perché da adesso i nostri volumi sono in distribuzione, quindi noi l'anno scorso abbiamo lanciato e principalmente vendevamo alle fiere di settore e erano onestamente i primi volumi che andavamo a stampare, non avevamo un'esperienza pregressa estremamente... Vabbè, come giustamente step by step, è comunque un mondo completamente nuovo anche per voi, perché ricordiamoci come siete nati, siete tutti giovani. Sì, avete vinto un bando di concorso, no? Se mi ricordo bene. Esatto. Abbiamo vinto un bando della Regione Lazio che ci ha dato i fondi per partire. Cioè, avevamo un po' appunto l'idea della necessità di digitalizzazione del mondo del fumetto e della necessità di portare più artisti giovanissimi sul mercato. E abbiamo vinto un bando che ci ha finanziato il lancio e lo sviluppo della piattaforma. E poi da lì appunto è partito poi il lancio effettivo. Però siamo arrivati a Lucca, che ovviamente io ho un background ovviamente economico. Infatti ogni volta che poi mi fanno domande specifiche su ovviamente leggo manga e guardo anime, però sono un utente parecchio McDonald's, cioè io vado sulle cose super... Vabbè, sono normalone, giustamente, ma non c'è niente di cui vergognarsi. No, ma poi assolutamente, se mi fossi dovuto vergognare, cioè, ci sono state le occasioni, mettiamola così. Però ci sta tutto un gruppo, no, di gente, esatto, che supervisiona anche le scelte editoriali. Esatto, e quello è il fulcro di Giundo. Cioè, Giundo è composto da tantissime persone, al momento siamo 14, divisi in sottoteam, e ogni team ovviamente ha delle esperienze devastanti nella propria area, quindi il team editoriale, che appunto si occupa della selezione degli original e della scelta delle opere da portare su Giundo, il team comunicazione, il team video e così via, ovviamente il team tecnologico, e questo è proprio un po' il fulcro, quindi ogni parte di Giundo ha le sue esperienze, ha una indipendenza quasi totale su quello che può fare. E ovviamente adesso questo si inizierà a vedere a partire da questo Lucca, con tutto ciò che abbiamo imparato. Poi ho visto una domanda sul tetto massimo di proposte, e quello assolutamente no. Quindi diciamo che tendenzialmente noi valuteremo tutte le proposte sulla base di se secondo noi sono idonee alla pubblicazione su Giundo. E questo può significare due cose. Ovviamente a livello artistico, cioè ci deve piacere, certo, l'opera, ma l'altra anche a livello di commercialità dell'opera, cioè possibilità di vendita sul mercato. Perché non scordiamoci una cosa, adesso iniziamo a pagare con Giundo degli anticipi di 500 euro, che comunque sono, dal nostro punto di vista, una cifra irrisoria rispetto all'effort, allo sforzo necessario a creare un fumetto. Quindi noi, da questo punto di vista, abbiamo un dovere prente morale nel selezionare opere che crediamo vivamente possano avere successo, perché se no la principale vittima nella scelta sbagliata da parte nostra è l'autore, che poi magari lavora un anno inutilmente, e non vede ripagato tutto lo sforzo che ci ha messo. Quindi, però potrebbero essere 200 come una tendenzialmente le opere, e per adesso però stiamo vedendo tanta bella roba, quindi siamo molto molto gasati. Beh, cioè avete pubblicato già opere original, no? Esatto, sì, noi al momento online abbiamo 27 original, in cartaceo siamo sui 16, e appunto a Lucca poi ne usciranno altri, ma... Fra cui tanti italiani, questa è la cosa bella, no? Sì. Alcuni li abbiamo anche ospitati, ed è una bella soddisfazione, anche perché comunque gli artisti italiani sono tanti, i disegnatori, comunque quelli che vogliono proporre storie,
e lo sbocco sull'online può essere davvero un inizio, no? Esatto, un'altra cosa molto figa è questa, infatti sono curioso anche un po' tu cosa ne pensi, diciamo, di questa cosa. E ovviamente, allora, da un certo punto di vista il nostro scopo è anche dare tanta indipendenza artistica a degli artisti che sono appunto giovanissimi, hanno tante idee, un po' anche fuori dal coro. Aspetta, diciamo. Che, come non sapevi che c'è un canale Twitch? Noi facciamo le dirette da tutte le fiere, allora a questo punto segnati che saremo a Lucca Comics e a Romix. Ovviamente ci sarà anche Giunto, che ospiteremo più volte anche durante gli eventi, anche prima, e noi facciamo le dirette non soltanto tutta la settimana, ma siamo praticamente la televisione delle fiere del fumetto, quindi a maggior ragione segnati se vuoi seguire tutti gli editori e anche gli artisti che ci saranno. Scusami, ma giustamente davo per scontato che tutti ci sapessero che stavamo su Twitch ormai. No. Le live Giunto servono anche a questo. Sì, assolutamente, vedi, serve sempre. Stavi dicendo cosa... No, una cosa, perché ci stavo io riflettendo di recente un po' col team. Mm-hmm. Ci sono diversi original, anche manga original, che sono basati in Italia, ok? Mm-hmm. Anche magari per semi fantasy dell'Italia e così via. Questa è una cosa molto interessante, perché è uscita fuori proprio una discussione su come molte opere francesi, molte opere americane, molte opere giapponesi sono basate nei loro paesi di origine, spesso, sì che no. Mentre molte opere italiane spesso sono basate in paesi terzi oppure in mondi completamente fantasy. Diciamo, era proprio nata questa cosa su come può essere anche un sintomo, no, del potenziale artistico, diciamo, ancora che c'è da esprimere, il valorizzare anche il posto d'origine da questo punto di vista. Però anche perché diciamo che molte opere anche di manga italiani, come vengono dire, poi adesso mi manca devo chiedere com'è adesso l'ultimo modo in cui si dice, o euromanga, una volta si è detto anche così, erano fondamentalmente ambientate appunto quasi sempre in universi fantasy, quindi l'Italia non c'è mai, anche perché poi comunque c'è quell'ambientazione un po' esotica. Non so, anche nei vostri fumetti l'Italia effettivamente c'è mai descritta, ci sta proprio l'Italia come ambientazione. C'è uno dei fumetti che mi casa di più su Giunto, di cui avremo modo poi prossime volte di approfondire, che è squisito, che è proprio basato in Italia, sulla cultura culinaria italiana, e che approfondisce molto questi aspetti. E queste cose mi casano parecchio, perché secondo me lì ci sta anche un potenziale narrativo immenso. Ma scherzi! Diciamo, ancora non è stato sfruttato. Io ho sempre detto che fondamentalmente l'Italia ha una marea di... Mentre anche come il Giappone, cioè le leggende, di yokai, noi abbiamo una marea di storie e di leggende, di folklore da poter utilizzare a livello narrativo anche sui fumetti, che secondo me è eccezionale. E soprattutto per storie tipo manga, tipo webtoon, secondo me lì ci trovi, perché ci sono storie horror, storie fantasy. Cioè c'è la cultura viva italiana che secondo me può diventare anche internazionale. Forse non ci si è mai creduto, e devo dire che magari sperimentare appunto su piattaforme del genere e vedere anche come reagisce il lettore, perché questa poi è la cosa fondamentale. Tu, in base alla reazione del lettore, capisci se la storia ha successo e se può essere portata in cartaceo o può essere sviluppata in altre storie. Assolutamente, sì. No, ma il feedback, la potenzialità di raccogliere feedback anche in corsa da parte della community è proprio devastante, tendenzialmente. Ovviamente l'artista non deve essere influenzato eccessivamente dai feedback che raccoglie, perché deve avere una visione chiara, deve essere, diciamo, coerente quello che fa, però è molto molto salutare, presa nel modo giusto questa cosa. I nostri artisti ne hanno sempre giovato un boato da questo punto di vista, e anche poi per il fatto del sistema di royalties che abbiamo. Ovviamente un artista c'ha sempre interesse che l'opera vada una bomba, ma nel momento in cui quasi tutti i profitti vanno direttamente a te c'è ancora di più un incentivo. Questo fa sì che alle fiere gli artisti siano sempre, vogliono essere presenti al 100%, cioè al centro del progetto, no? Sì, chi uno ce li da fuori penserà che siamo degli schiavisti, praticamente, perché ci sono gli artisti in firma copie perenne ai nostri stand. E la verità è che tanto è impossibile non fare così, perché tanto se l'artista in quel momento è libero, si mette praticamente di ignoranza allo stand e firma. È bellissima come cosa. Però penso che c'è anche la soddisfazione, soprattutto per tanti giovani disegnatori, comunque creatori di fumetti, avere quindi la possibilità di un feedback diretto con l'utenza, è quello di dare fiere, quindi è tutta adrenalina poi alla fine. No, ma infatti è anche perché spesso è la primissima esperienza del genere, quindi c'è un po' per tutti alla fine, anche per noi l'anno scorso erano le prime fiere, quindi c'è stato molto quel senso di scoperta perenne, e che secondo me poi a questo Luca sarà proprio 10 perché col fatto che sarà full...
sarà proprio un'esperienza ancora cinque diretta. Giorni. 5 giorni, immagino. Con più persone, sì, meno limitazioni dell'anno scorso, sarà una vera Lucca quasi al 99%, quindi è una grande sfida anche per voi che sarete dove? Come l'anno scorso. Noi saremo sempre Padiglione Napoleone. E piena centralità. Yes, stessa posizione in realtà dell'anno scorso, ovviamente gran parte degli altri, ma dov'è? E daremo più informazioni nello specifico, ovviamente sulle nostre pagine Instagram, su tutti i social, però ci saremo e penso che pure a livello di stand, insomma, saremo ben riconoscibili e anche questa volta. E, dimmi. Una domanda sui cappellini prima delle Tsundoku. Non prometto niente sui cappellini, però. Quel cappellino è diventato oggetto di desiderio, lo sappiamo. Sì, no. Bellissima, poi la storia di come sono stati fatti, cioè a caso, prima del primo Lucca, con cappelli normali, le corna di Halloween incollate, devo dire che... E poi l'avete portato praticamente a tutte le fiere. Sì, no, sono diventati tipo il distintivo, praticamente. Senti, al prossimo Lucca, cosa, già ci hai dato qualche spoiler, cosa porterete? Allora, porteremo diversi original che ancora non sono stati annunciati, siamo ancora un po' in fase di rifinitura, diciamo, delle ultime cose, quindi ci saranno più news al riguardo. E ovviamente Of Machines and Beasts 1 e il 2 che è in uscita. Anzi, flexalo un po', parliamone, perché comunque è un veramente un fumetto di... Yes. Che abbiamo detto, no? È stato, diciamo, il boost per, oltre le fiere, la presenza delle fiere, è stato... diciamo, argomento di discussione su tutti i principali siti che vi ha fatto conoscere anche il webtoon cartaceo coreano, scusami, il cinese, diciamo, questo è anche uno dei più importanti, no? Uno dei più venduti, uno esatto. Dei più letti. Immaginiamoci che questa è un'opera che ha quasi 2 miliardi di letture in Cina, cioè di views, diciamo, in Cina, su Kuaigan. È l'opera più letta da noi, è stata letta da quasi 50.000 persone in totale, su Jundo. Possiamo dire che è il titolo di punta, esatto, in questa fase assolutamente sì, anche perché è stato un po' il primo shonen che abbiamo buttato così e ci è stato richiesto tantissimo fin dall'inizio. Abbiamo rilasciato appunto il primo a maggio dell'anno scorso in distribuzione in fumetteria, il 2 esce questo mercoledì, il 21 settembre, già in pre-order disponibile su Jundo, poi sarà su Mangayo, Pop Store, Star Shop, oltre che in fumetteria, quindi andate nella vostra fumetteria di fiducia, chiedetelo e ci sarà. E... No, esce un botto di roba, diciamo, questa settimana. Esce pure quindi questo, che era molto atteso, diciamo, dopo il successo del primo. Sì, diciamo, uno dei punti, diciamo, del secondo è che dà pure un'idea dell'estetica che andremo a seguire. Quindi useremo un approccio estremamente colorful. Poi mi sa che vi farò un altro spoilerino volante, così. E... Anche, facciamo vedere il volume, perché uno pensa, vabbè, questi fanno, sono una piattaforma, faranno dei cartacei molto basici. Invece no. Voi presentate un cartaceo... Ovviamente è completamente a colori all'interno. Tutta la parte è stata, diciamo, riassemblata. Quindi per chi ha letto l'online potrà vedere un po' la differenza tra interno e esterno. Appunto, pure la questione della tridimensionalità che menzionavo sarà evidente. E... L'edizione poi è veramente come esattamente un qualsiasi altro manga di oggigiorno, di buon livello, quindi con sovracopertina e tutto. Esatto, poi è andato troppo avanti e non vorrei spoilerare niente. Eh sì. Sono un hater degli spoiler, quindi io per primo voglio evitare di... Però che succede? Questo riprende... Spero che tu non ti stai guardando Il Trono di Spade nuovo, House of Dragons, quello è spoilerato a livelli apocalittici. Sì, ogni volta, sì, lo sto guardando, infatti, e lo guardo sempre qualche giorno di lag rispetto al resto dell'umanità, quindi io apro... Tipo, ogni social che apro, appena vedo una cosa del genere, tipo, butto via il telefono e poi, tipo... Sì, no, siamo ritornati ai vecchi buoni spoiler di una volta, dove praticamente dopo 2 minuti già ci sono meme, cose, è impossibile. O te lo vedi subito, sì, doppiato. Quelli che aspettano doppiati hanno solamente la mia massima stima, io non ce la faccio, perché veramente apri il giorno dopo tutto. No, però, ritornando... Poi... dimmi. No, su questo, guarda, se poi ti vado anche in screen sharing volante. Come no? Così ci fai vedere qualcosa di succoso. Oh, yeah. No, anche perché così, mo c'ho lo schermo, ormai sto schermo gigante. Dimmi se vedi. Vai, questo è il tuo schermo, non ci fai vedere cose zozze. No, guarda, tutto online. Praticamente, quindi, sarà, avrà ovviamente la stessa impostazione dell'uno, quindi sovraccoperta con cover in negativo sotto.
E riparte ovviamente da dove si era lasciati sull'uno. Non faccio spoiler per chi non si è letto, certo, però ovviamente. Questo per far vedere una cosa che sinceramente non si deve mai dare per scontata: è un volume cartaceo proprio per collezionisti, nel senso, non è serve soltanto a leggere, ma è una cosa anche bella da mettere in libreria, perché appunto c'è la sovracopertina, c'è uno studio grafico, c'è comunque il negativo sotto, cioè come se compraste un qualsiasi manga cartaceo. Poi diciamo, ovviamente tutto il team design sono dei super super appassionati di manga, e diciamo l'estetica è un punto fondamentale di questo settore. Ma è fondamentale, perché non si è più semplicemente al volume, che magari uno pagava 4 euro anche di meno semplicemente per leggerla. Siamo al contrario, il volume estremamente nobilitato, perché la lettura di un volume diventa anche un'espressione della propria personalità, e quella si c'è sempre questa lotta comunque fra un'edizione decorosa, bella, comunque da far flexare anche sui social, e il prezzo, che alcune volte crea parecchie polemiche. Quanto costa di solito un volume vostro? Allora, dipende molto dal tipo di volume. Per quanto riguarda i webtoon, i manhwa, siamo a 9,99 euro, che è circa la media di mercato, forse leggermente sotto la media di mercato. Perché stiamo parlando di volumi in formato A5, quindi non ovviamente tanto, a colori, e ovviamente questo ha il suo impatto, nobilità di con sovraccoperta. I volumi in generale, i nostri manga costano 5,99 euro, sempre quando si tratta di manga con nobilitazione sovraccoperta e così via, mentre gli original, che seguono appunto questo tipo di nobilitazione, costano 12,99 euro. Quindi il nostro scopo è, quando parlo di original ovviamente non manga, gli original formato classico, quindi diciamo appunto più grandi. Questo, noi sugli original abbiamo un bug di sistema che ci permette, soprattutto sugli original classici, di mantenere dei pricing più bassi rispetto alla media di mercato. Che buono, così si permette comunque di far conoscere e provare, no, l'opera. Esatto, ma soprattutto perché quella è una linea su cui l'autore ha un profitto assoluto, quindi noi non facciamo profitto da quella linea, abbiamo più margine da quel punto di vista di garantire all'autore un profitto devastante in percentuale sul totale, ma anche all'utente un pricing più abbordabile, anche perché siamo in una fase in cui giustamente con la crisi della carta, dell'energia e così via, invece il trend generale è opposto, e è una cosa che può un po', diciamo, soffocare la voglia dei lettori, ovviamente, di approfondire questo genere di opere. Quindi diciamo che riusciamo a fare un po' un controbilanciamento da questo punto di vista. Un altro spoilerino che possiamo fare, tanto te l'avevo detto che escono bimensilmente ormai i Machine and Beast, dopo questa piccola pausa tra il primo e il secondo, e a questo punto ti posso far vedere la cover del 3, che l'abbiamo appena finita e che uscirà a Lucca. Vai. Quindi abbiamo Of Machines and Beast 3, che come questo è utile per capire un po' appunto la vibe grafica che si andrà a dare ai singoli volumi, quindi andremo sempre a giocare. Quindi cambia colore, da che è rosso adesso passiamo all'azzurrino. Quindi rosso, rosa, azzurro, andremo a giocare parecchio su dei colori abbastanza accesi, e per dargli appunto un'identità grafica che vada da un lato a rispecchiare quello che succede nello specifico volume, e dall'altro a diciamo appunto a creare un'identità estetica estremamente forte da questo punto di vista. Bello. Poi, questo quando è previsto più o meno come uscita? Questo uscirà a Lucca in anteprima. Ah, quindi adesso esce il secondo, a Lucca già abbiamo il terzo, vedi? Si seguirà tutta un'uscita bimensile, quindi Lucca in anteprima e poi dopo a metà novembre in fumetteria. Bello. E poi manterremo questo ritmo, anche perché abbiamo fatto aspettare fin troppo le persone dopo il primo, e quindi a questo punto vogliamo rifarci da questo punto di vista, e poi perché siamo casati noi in prima persona no, ma è bellissimo questo, cioè veramente graficamente eccelso, assolutamente. E poi abbiamo menzionato un piccolo spoiler, anzi un medio spoiler, diciamo, completamente ex novo, che stiamo per lanciare a Lucca un'altra opera internazionale. Oh! Questa è una sorpresa pure per me, sì, quanto sì. Siamo contenti i miei schedisti, che gliel'ho detto poco fa. Sì, no, infatti è stata una sorpresa un po' per tutti, infatti sorry per l'avviso all'ultimo. Però è una bella sorpresa per chi ci sta seguendo in questo momento, perché si tratta soprattutto per le lettrici che ci stanno seguendo in questo momento. Spero che le Tsundoku apprezzeranno tutto questo, perché passiamo dallo shonen al BL, al boys love. Esatto.
e quindi uscirà il volume cartaceo di All of You. Quindi, opera sempre cinese, poi ve lo faccio vedere perché ce l'ho in anteprima anche fisico, ma intanto così è più comodo. Questa è proprio la copertina del cartaceo che uscirà a Lucca, quindi. Yes, questa è sempre la sovraccoperta, la copertina sarà sempre in negativo, uscirà a Lucca in anteprima e poi in fumetteria a partire da novembre. Contenta Laura, vedi, anche le Forbidden. E, ce la siamo tenuta per ultimo. Guarda, Lorenzo in realtà se l'è tenuto in saccoccia fino all'ultimo secondo, non l'aveva detto neanche a me. No, esatto, mi piace. Dalle reazioni vedo che comunque è un titolo che piace, quindi è stato letto su Giundo. Come va su Giundo? Questo è al momento il secondo o il terzo titolo più letto sulla piattaforma, in assoluto, e dà molto bene il binomio Shonen BL che è presente alla cima, diciamo alla vetta delle opere più lette della piattaforma. Questa è un'opera carinissima, a differenza di Of Machines and Beasts, sarà fatto in uso umano e non in carta patinata, perché rende molto di più gli interni, che saranno ovviamente a colori, ora vi spoilerò ovviamente qualcosina, e anche qui abbiamo avuto libertà assoluta sugli interni, e la storia di base parla di questo Cixi, che è un ragazzo che a causa del suo aspetto, cioè una cicatrice appunto in volto, viene temuto praticamente dalle persone che lo vedono, mentre c'è questo Nan Hue, che è un ragazzo invece molto amato tendenzialmente a chi lo circonda, che si impegna appunto per far sì che Cixi venga, diciamo, accettato dalla società, che il suo lato più sensibile esca fuori, quindi gioca molto sul binomio tra questa sensibilità nascosta dall'aspetto fisico, invece, e un altro tipo di sensibilità molto più evidente, come queste si intrecciano tra di loro. È un'opera carinissima, bellissima, infatti io sono ancora, diciamo, gasato in prima persona. Questo è bellissimo, quando porti fuori un'opera e sei... Ma poi vedo un tratto veramente molto bello. E ora ovviamente vi spoilerò un po' di interni, anche perché io che poi li smanaccio davanti a tutti, diciamo, è sempre più complicato vedere, mentre in questo caso possiamo dare un'occhiata direttamente in anteprima assoluta. Cosa importantissima su Of Machines and Beasts 2 e poi sul 3, questo me l'ero dimenticato, e penso mi fucilavano se mi scordavo del tutto, avranno molti più capitoli del primo, perché il primo aveva il prologo più 3 capitoli, il secondo all'interno ha ben 7 capitoli, quindi iniziamo a mettere molta più carne al fuoco, perché nel primo i prologo e così via erano estremamente lunghi, a livello proprio estetico, prendiamo tanto spazio, mentre da adesso ogni volume ci avrà 7-8 capitoli, tendenzialmente, quindi diventeranno molto molto più densi. Mentre All of You parte già con 10 capitoli, quindi sarà una serie che si svilupperà su 4 volumi, tendenzialmente, quindi relativamente contenuta, e appunto, come vedete, c'è un tratto, c'è un tipo di appunto tratto quasi acquarellato che con l'uso umano rende veramente, veramente tanto. Diciamo, su questo abbiamo fatto un po' questo esperimento che effettivamente ha pagato parecchio. Ovviamente questo rispetto a un Of Machines and Beasts, già visti i file di partenza, partiva più, diciamo, diviso già in vignette, quasi più classica come impostazione, ma come vediamo c'è anche delle scene che vanno a essere valorizzate da invece... Diciamo che esattamente questo potrebbe essere un altro grosso titolo che farà parlare parecchio nel mondo dei siti, degli appassionati di tutto, perché questo vedo che era parecchio atteso. E qui c'è la versione. Ah, già ce l'hai in mano. Sì, questo è arrivato proprio oggi. Questo, to be honest, è una prova di stampa ancora, quindi se ci stanno delle cose che non ho notato, diciamo, verrò frustrato dopo la live. Però... Ma ci sarà la possibilità di lettura magari a Romix per chi verrà, oppure proprio direttamente a Lucca? Guarda, purtroppo andremo diretti, dritti per dritti a Lucca a questo giro, perché penso che ormai proprio il team, cioè, o facciamo così o penso che altro che cappellino, cioè penso che ci dovevamo mettere, penso, la maschera per non farci vedere quando arrivavamo, però ovviamente anno nuovo, vita nuova, quindi dal prossimo anno, insomma, imbarcheremo molte, molte più fiere ancora, però no, questa volta direttamente a Lucca, quindi un po', secondo me, dà anche un po' un senso, no, di... Ma no, assolutamente, un po' come fanno gli editori, quelli seri, fra virgolette, no? Che le primizie le portano a Lucca. Però poi, ovviamente, sarà disponibile in tutte le fumetterie, non soltanto a Lucca.
Fumetterie, esatto, store online, come hai detto te, da quando esatto, poi? Spero anche librerie, stiamo lavorando ovviamente anche per finire le librerie, che è un po' anche il nuovo, la nuova frontiera del mondo del fumetto, e sarà tutto disponibile da novembre. Ancora la data d'uscita in distribuzione ancora non è stata definita, quindi verosimilmente a metà novembre, però sarà disponibile appunto in anteprima assoluta a Lucca. Tutte le nostre opere per chi verrà, ragazzi, se venite a Lucca, fiondatevi allo stand Giundo, anche perché saranno 5 giorni e non è detto che trovate tutte le copie l'ultimo giorno, quindi perché esatto, succede, queste cose succedono. Beh, devo dire, dal mio punto di vista lo spero vivamente, però nel senso faremo in modo di portarne il più possibile. E poi abbiamo un altro paio di chicchette, ma troppi spoiler tutti insieme, poi uno li digerisce male, quindi Ma sempre discorso, diciamo, straniero, gli original, già ti ho detto, ci saranno presenti nuovi original. È tipo, questo è più un proprio out of the blue, cioè qui si cambierà un po' argomento, mettiamola così, però appunto lascerò lo spoiler per un'altra occasione, per sicurezza, perché sennò poi, a parte che veramente mi fucilano se do spoiler tutti insieme, perché io so così, vado là, poi dico tutto. E dopo, ma sì, perché poi vedi anche le buone reazioni, no? Sono tutti contenti, sì, assolutamente. Guarda, tu dicevi lacrime, sorridi, hai fatto contento un po' di persone. Certo, allora, fa delle domande, vedi? Dice, forse l'avete già detto a Pardon, ma come fate per tradurre le opere dal cinese? Sono già tradotte dall'inglese o avete dei vostri traduttori? Questa è una bella domanda. No, abbiamo dei traduttori, in questo caso Erika Leoni, che è una grande, la nostra traduttrice principale dal cinese. Sul cinese ci sta, quindi sono tutte tradotte ovviamente dalla traduzione ufficiale. A noi ci danno spesso la traduzione ufficiale in cinese e la traduzione ufficiale in inglese. Per alcune opere pubblicate online, anche per motivi di risorse, perché è difficilissimo tradurre tutto dalla lingua originale, partiamo dall'inglese, ma tutto ciò che finisce in stampa, il 100%, viene tradotto dal cinese. E questa è una sfida poi anche molto importante per un'altra ragione, non solo per la qualità della traduzione, che deve essere perfetta da questo punto di vista, ma ci siamo impegnati molto nel mettere note che vadano, cioè tutto quel lavoro che è stato fatto col giapponese tra gli anni 90 e così via, nello spiegare, no, tutti i termini, cosa significano, sul cinese va fatto, è tutta una cosa a fare, quindi noi puntiamo molto, e questo può piacere onestamente, come ci sono tipi di lettori a cui questa cosa piace di meno, puntiamo molto su note esplicative che vanno a spiegare parole che magari lasciamo di proposito in lingua originale per far immergere di più nel tipo di lettura il lettore stesso. E invece una cosa che non c'entra assolutamente niente, ma mi era venuta in mente, e questa non è nel ban spoiler, tutte le opere Giundo, sia a Lucca sia diciamo appunto in pre-order, e faremo in modo di far sì che anche per chi le acquisterà in fumetteria, perché queste sono cose che ci fanno onestamente molto molto piacere in realtà, saranno diciamo accessoriate di un segnalibro creato ad hoc, che nel caso delle opere estere è stato creato da noi ovviamente, anche là fighissimo perché qua ci dà libertà assoluta su ciò che possiamo creare da annesso e connesso. Nel caso degli original sarà stato creato direttamente dall'autore, e stanno facendo dei lavori devastanti, perché lo scopo è far sì che uno si possa portare dietro, diciamo, la vibe dell'opera il più possibile da questo punto di vista. Assolutamente. E invece, per quanto riguarda il discorso appunto distribuzione, dove possono trovare queste opere, che poi pian piano tu stavi dicendo, appunto, ripetiamolo, tutte le possibilità? Allora, sullo shop online di Giundo, ovviamente, su Manga.io molto molto spesso, quindi Machine and Beast banalmente, sia uno che due saranno disponibili lì, loro sono dei grandi, e da questo poi io ho rotto veramente le scatole un sacco di volte. E poi Starshop, Pop Store, quindi tutti i principali store online del settore, oltre che Amazon, goes without saying, e in fumetteria pure lì, quindi sono veramente contento anche che c'è stata una ricezione molto molto positiva dalle fumetterie, perché immagino anche per loro era un po' una scommessa, soprattutto all'inizio, perché erano comunque, non ci conoscevano, l'opera non è che già la conoscevano a priori, e invece hanno avuto veramente un sacco di, devo dire, di coraggio dal suo punto di vista nel prenderla, pusharla, hanno fatto un lavoro devastante, un sacco di loro, poi ne abbiamo parlato con tanti gestori di fumetterie che l'hanno portata, e insomma è stato sempre interessante, perché alla fine si sono impegnati anche loro per farla conoscere e così via, quindi quasi tutte le fumetterie in Italia la potete trovare, se non c'è la potete chiedere al fumettista, fumettaio, non lo so,
che la può ordinare. E quindi diciamo un po' ovunque, ancora non in libreria, ma ci stiamo lavorando. Quindi diciamo entro l'anno cercheremo di chiudere anche quel giro. Però diciamo sta a noi lì portare appunto delle opere che possano entrare in quel circuito, quindi ci stiamo veramente impegnando da questo punto di vista. Cioè lo scopo è far sì che sia il più facile possibile, chi preferisce acquistare online da uno o più canali e diciamo potrà avere questa possibilità. Allora, Lorenzo, ti stanno chiedendo un po' di consigli. Consigli su fumetti fantasy da leggere su Giundo. Ho voglia, tipo Unlimited. Allora, io proverò a dividermi qua tra original e webtoon. Gli original poi saranno webtoonizzati tendenzialmente, quindi sono sempre l'esperienza quella webtoon, però nascono in cartaceo. Quindi io consiglio ovviamente For Elsket, che è un nostro original, fatto da Lorenzo Ridolfi, che è un ragazzo devastante, e che è presente poi anche in cartaceo, veramente figo. Prende, diciamo, una storia con un protagonista, Hans Christian Andersen, quindi il novelista che diventa protagonista, diciamo, di una sua storia. È un tipo di fantasy relativamente violento, ma con dei colori tali che edulcorano la violenza, quindi diventa violento ma piacevole, un po' all'Adventure Time come stile, mettiamola così. A livello invece di webtoon, se vogliamo andare su una roba, su una cosa un po' inquietante ma non horror, ci sta Gu Wei Nanping, che è una lettura stra interessante perché proprio dà il senso di un webtoon originale cinese, cioè quello si basa molto sulla cultura cinese e è estremamente estremamente diciamo particolare. Grande per il distruggiamo le barriere del fumetto, anche perché quello è tipo Giundo e Yundo, no? Che ci sta 50% della gente, c'è Giundo e 50 Yundo, sul distruggiamo 50 e dice secondo me è un po' violenta come cosa, secondo me invece a me piace, e sono contento, io sono un proponente ovviamente del team, mi piace, quindi sono contento di andare così, perché ovviamente dal nostro punto di vista distruggiamo le barriere del fumetto non vuole essere un... non lo so, radiamo al solo tutti quelli che fanno fumetti perché fanno schifo mentre noi siamo dei grandi, ma il concetto è che ci sta tantissima potenzialità nel mondo del fumetto che per motivi anche legittimi non è ancora stata espressa e il nostro scopo è portarla, cioè distruggere ciò che impedisce a queste energie di arrivare sul mercato, che non necessariamente sono persone o cose, ma possono essere semplicemente sistemi, strutture, anche casualità che hanno creato determinate situazioni, e per noi è importante... diciamo banalmente l'assenza di digitale nel mondo del fumetto, no? Uno dei punti del distruggiamo le barriere del fumetto non è che c'era dei cattivi che non volevano fare il digitale nel mondo del fumetto, semplicemente a livello di skills chi fa determinate cose non necessariamente fa altre cose, come noi quando abbiamo lanciato i cartacei eravamo delle mega pippe a fare i cartacei. Vi garantisco che lanciare il digitale è molto più complicato, perché in cartaceo in qualche modo puoi venirne a capo, una piattaforma digitale, diciamo, se imbocchi la via sbagliata sei veramente nei casini. Invece, visto che ci stanno seguendo tante ragazze, volevo chiedere alle ragazze se ci stavano dei boys love che vi piacciono particolarmente su Giundo, appunto, consigliatelo voi. Quali sono quelli di punta adesso in questo momento? Guarda, poi se non consigliano loro, io tanto me ne leggo 10.000, quindi posso fare... guarda, dopo Forbidden e Tsundog sono il terzo più esperto, forse, nella sala. No, allora... Salad Days, a parte ovviamente lo più, ma Salad Days, mega bello. E... me ne parlavi anche dietro le quinte, sì, che piace molto. Quello è un webtoon cinese fantastico, cioè a livello estetico è veramente clamoroso. E veramente spacca. Di brutto. Crash. Infatti, mamma mia, è ormai allineamento totale. Crash da un altro, ma semplicemente perché io personalmente ho dovuto fatica un botto per portarlo su Giundo, e quindi spero che se lo leggano più persone possibili, perché sennò mi sentirei veramente stupido averlo fatto, e, perché l'autrice è una matta completa in senso positivo, cioè è una persona con un'energia incredibile. L'opera è un'opera super colorata, cioè guarda, se vuoi vado al volo in screen sharing, così almeno non pare che parlo a bambera, ti faccio vedere due cosette. Quindi All of You l'abbiamo visto. Salad Days, che è un'altra opera appunto, e c'ha appunto un tratto molto molto, diciamo... Ricordatevi sempre che tutte queste opere le trovate disponibili su Giundo, pagate veramente una sciocchezza al mese, addirittura 19 euro tutto l'anno, e potete leggerle tutte quante in italiano. Esatto, e poi appunto molti capitoli sono gratis, se non proprio l'opera in blocco. Nel caso di appunto
sarà dei 6, i primi 10 capitoli sono gratis. Crash è un'altra opera molto molto carina, super colorata. Questa è poi la bellezza anche di queste opere, sono tutte fatte, quasi tutte fatte a colori. Yes, esatto. Sui webtoon, questo è veramente un mistero, in realtà un mistero che si autorisolve, perché gli autori lavorano veramente come degli schiavi, soprattutto gli autori sia coreani che cinesi. Purtroppo sì, questo l'hanno preso parecchio dai giapponesi. Sì, ma quasi peggio, perché ovviamente loro fanno... Cioè, immaginati che in Corea, su webtoon, esce un episodio a Constellation of Us. Ma ormai è proprio allineamento totale, bellissimo. Quella è un'altra opera con dei colori super acquerellati, super belli. E è un'altra opera che consiglio tantissimo. E veramente, veramente figa. Diciamo, questo è un po' il gota, diciamo, il top dei BL che abbiamo al momento. Poi ce ne sono tanti molto carini, a seconda un po' del gusto personale, poi ne usciranno diversi. Oh, Shanghai Junior, quella è un'altra opera molto figa. Ora, ovviamente, su queste cose ancora ci stiamo lavorando, quindi non ti posso dare onestamente una risposta, diciamo, non democristiana, quindi un po' vaga. Quindi, ovviamente ci stiamo lavorando, però non ti posso dire ancora sì, quando, no, eccetera. Però è un'opera che è sul radar, assolutamente. Bello, pure quello. Opera taiwanese, tra l'altro, che poi su quello i nostri amici cinesi. È interessante come ci sono queste divisioni Cina-Taiwan, perché per dire noi abbiamo le opere nostre dei Kuaitan che ci dicono quest'opera voi ce l'avete in italiano worldwide, non potete farla vedere solo in Cina. E poi mettono tra parentesi Cina, che include anche Taiwan. Ecco. Quindi, diciamo, ci sta... Queste sono cose che un po' uno vede first touch, però, diciamo, sono poi cose, appunto, mettiamo così, culturali. Invece shonen, buoni vecchi shonen, sempre, ovviamente noi li chiamiamo shonen, per dire comunque tipologie di manga, appunto, per ragazzi, con un po' di mazzate, con tanta avventura, cioè, cosa consigli? Yes. Machine and the Beast, sicuramente, abbiamo detto, è il titolo di punta di quasi tutta Giundo, perché è stato anche il primo titolo veramente di cui abbiamo detto, si è parlato, su cui puntata, adesso arriverà addirittura il terzo volume a Lucca, esatto. Però mi dicevi ce ne sono anche altri molto belli. Assolutamente sì, allora, sui shonen si va in due direzioni diverse tendenzialmente, i shonen più webtoon classici, diciamo, che vanno proprio nel filone tipico, un po' alla Solo Leveling, quindi Rise from the Rubble, oppure... Abbiamo tendenzialmente The Devil Butler, è un altro che poi era molto famoso nel momento proprio in cui l'abbiamo preso. E quindi questi sono, appunto, anzi, guarda, faccio di nuovo la mossa a sto punto, perché mi triggera troppo parlare di cose che poi non vedo sotto. E fai benissimo, perché quando vedi poi la gente si convince anche di più. Alla fine il mondo del fumetto... diciamo, dove meglio che nel mondo del fumetto. Quindi ovviamente tipo Devil Butler, proprio che stile bello. Classico shonen webtoon, oppure ci sta un'opera che a noi ci casa tantissimo, poi per dire, oppure c'hai opere più di questo genere, quindi stile, diciamo, isekai-like, però con un approccio molto, molto diverso, mettiamola così, al genere. Quindi questa per dire la storia di un ragazzo che ha un attacco cardiaco mentre gioca, si rincarna nel gioco stesso. Vedi, si vede proprio il classico webtoon, quello che hai fatto vedere prima. Cioè, dici, lui che cade, proprio, esatto. Quello fa capire la differenza fra un fumetto normale e un qualcosa nato per il device. Vedi tutta questa sequenza. Poi, ovviamente... su cartaceo va tutto rifatto, tutto ristrutturato. Assolutamente sì, che però ha pure il lato bello. E quindi questo ragazzo che si rincarna trova il re dei demoni e lo convince di essere suo figlio. E quindi, diciamo, parte un po' da questa cosa. Quindi gioca un po' sul comico tendenzialmente, lo shonen, anche abbastanza spinto a livello di violenza in alcuni casi. E... certo, mi fa pensare quanta gente ci lavora dietro, perché ognuno di questi webtoon ha un trattamento da fumetto cartaceo, perché poi alla fine ci deve essere la traduzione, il lettering, comunque è un lavorone, è un bel lavoro di team. È un lavoro devastante, però è bellissimo come gran parte di chi lo fa, è proprio gasato, cioè anzi, praticamente tutti quelli che lo fanno sono gasati fuori scala, anzi, moltissimi si sono autoproposti, cioè della serie, il nostro team di traduzione, è tutta gente che ci ha scritto, ha detto oh, vorrei collaborare un botto con voi, avete necessità di un traduttore? E così via,
Quindi è bellissimo, questa è una parte super importante, cioè proponetevi sempre se pensate di poter dare una mano su community@aggiundo.it, che più sì che no abbiamo bisogno, mettiamola così, di una mano, e se non ne abbiamo bisogno o non abbiamo le risorse nell'immediato, teniamo sempre conto di chi ci ha scritto, appena c'è necessità ricontattiamo, quindi letteristi, traduttori, qualunque cosa vi possa venire in mente, sempre. Sto giusto editando per ora per voi mentre vi ascolto. Ecco, in realtà si scrive tutti coinvolti. No, è un lavoro che fa capire anche la passione, comunque l'investimento che state facendo, perché siete partiti veramente piano piano, step by step, fiera dopo fiera, vi state facendo conoscere, ci sono titoli davvero interessanti. Sinceramente spero che possa aumentare un po' più di persone che possono fruire veramente a prezzo irrisorio di tutte queste letture. Le fiere sicuramente hanno fatto molto, no? Alla fine ho visto che dopo le fiere avete avuto diversi boost di abbonamenti. Assolutamente sì, le fiere per noi sono state importantissime per due ragioni. Ovviamente quello diretto, le vendite, gli abbonamenti. Il contatto umano fortunatamente ancora ha la sua valenza oggigiorno. Ma assolutamente sì, cioè quello è il secondo punto importante, i feedback. Mm. I feedback che sono, ok, fighissimo tutto, ma il feedback è anche, guarda raga, questa cosa mi fa cagare, questa roba non mi piace. E lì parlare, capire... Ma cioè, pure sui nostri primi volumi lì abbiamo capito un sacco di cose che potevamo migliorare, abbiamo avuto proprio interazioni che magari se l'avessimo semplicemente distribuiti e non l'avessimo mai più visto non avremmo ricevuto. Quindi le fiere da questo punto di vista sono state proprio un'esperienza stravolgente e quindi siamo veramente, veramente gasati adesso di quello che succederà. E ora le sfide del futuro, a parte Lucca, dove sarà veramente una grande impresa, perché comunque, come per tutti, è veramente il mostro finale dell'anno. Cosa vi proponete per l'anno nuovo? Sì, tantissime cose, c'è una serie di don't, tipo mega ban su cose non possibili. Allora, stiamo lavorando su un paio di cose che se vanno come devono andare... Cioè, veramente una mega figata tendenzialmente, quindi ci saranno cose che spero di poter spoilerare più prima che poi. E ovviamente con la community di Anime Click, che siete dei grandi, e quindi ovviamente... Grazie. Ma poi, perché poi la community di tutti, perché poi non c'è solo Anime Click, vedi, siamo tutti amici, poi alla fine vengono qui, e sono curiosi, no? Anche da pagine Instagram, da altre pagine, perché comunque alla fine... Giuno sta crescendo anche nell'interesse del mangagram, dei social relativi al mondo comunque del fumetto, e questo è bello perché c'è curiosità, non c'è soltanto il volersi fissare solo sui manga, che secondo me è una cosa negativa, cioè ci deve aprire anche e soprattutto al fumetto internazionale, il senso occidentale, avere curiosità, come dici te, no? No, c'è curiosità, ma anche senso critico. Quella è una cosa che mi è piaciuta sempre tanto, questa community. Infatti, ogni volta andavo a rileggere gli articoli, e soprattutto per vedere i commenti sotto e vedere la gente che diceva cosa gli piaceva, non gli piaceva, perché queste sono cose proprio vitali per noi. È proprio la... A volte si esagera, però fortunatamente con voi che siete giovani, siete di un medium molto particolare, diciamo che fortunatamente non ci sono ancora gli haters. Allora, prendiamo tante mazzate. Vai, sì, succederà. Sì, diciamo che purtroppo il bello e il brutto poi di diventare sempre più importanti, sempre più popolare, che aumenta comunque il livello di difficoltà e di richiesta del pubblico. Cosa che comunque c'è, perché comunque voi comunque state proponendo anche dei titoli in edizione, ecco, carta uso umano, non me lo sarei mai aspettato, subito, immediatamente provare comunque un tipo di carta pregiata. No, assolutamente, poi semplicemente visto che lo scopo è provare a far, diciamo, dare la massima espressione possibile per l'opera in questione, ovviamente nei limiti delle risorse che abbiamo, certo. Questa è una cosa su cui sperimenteremo sempre parecchio, e, però le sfide tu mi chiedevi, quindi cioè, abbiamo un paio di cose appunto in divenire che vediamo, ovviamente espansione del catalogo, perché adesso abbiamo... Ancora di più, perché visto che avete poca roba... A voglia, c'ha da crescere, anche perché adesso dobbiamo espanderci nel lato... coreano della questione, quella sarà una cosa su cui punteremo molto. C'è possibilità di vedere tante opere che vediamo su Webtoon, che vediamo in coreano soltanto in inglese, di vederle in Italia, sono tante opere horror oppure che mi piacerebbe leggere in Italia, coreano. Allora, guarda, qui non posso fare il democristiano perché la risposta è potenzialmente no, perché Webtoon c'ha una policy molto limitante sul dare il digitale, cioè ci hanno detto il cartaceo potete fare come vi pare. Però okay. Sul digitale al momento... Peccato. Original, no. Quindi lì la sfida sarà ovviamente creare delle alternative assolutamente, diciamo, competitive. E poi ci stanno invece lo scopo appunto espandere a 360 gradi
sulla Corea, diciamo, non webtoon da questo punto di vista, perché è pure importante poi avere delle aspettative. Ormai è un mercato ampissimo. Ragazzi, mancano 10 minuti, se volete fare qualche domanda mentre parlo con Lorenzo, voi del pubblico, fatela, perché lui è qui pure per questo, per rispondere alle vostre domande. Assolutamente sì. Lato piattaforma, farete delle implementazioni, esatto. Abbiamo visto anche la piattaforma crescere. Esatto, ora è tipo sì, un piccolo bambino problematico, che vi garantisco che farla funzionare a modino e far sì che funzioni. Comunque la piattaforma con i rating, diciamo, più alti, mettiamo così, nel settore, soprattutto in Italia, c'ha tra il 4.5 e il 4.8 a seconda di Apple e Google. Però sviluppare una piattaforma, lo sa bene il nostro sviluppatore principale, un bel massacro. Però no, stiamo per rilasciare, rilasceremo già prima di Lucca un piccolo update. Post Lucca un update lato shop, visto che stanno crescendo i nostri cartacei, inizieremo a lavorare parecchio sullo shop, inizieremo a mettere un sistema di variant cover, quindi la possibilità di acquistare variant sul nostro shop, quindi versione classica o versione variant in maniera, diciamo, automatica, diverse possibilità legate all'acquisto delle opere, quindi diciamo ricezione delle opere in buste protettive e così via. Quindi andremo a sviluppare tutto quel lato, che sia ovviamente una questione software che una questione diciamo semplicemente di processo, e inizieremo a lavorare sulle feature che abbiamo menzionato. Queste non verranno rilasciate a strettissimo giro, perché vanno è un lavoro abbastanza intenso, però di sicuro entro il 2023 le dispiegheremo a piena potenza. Dove sarà possibile? Pensavo fosse una domanda per voi. Se per caso si aprisse una slot per i fantasy settimanali, magari Under the Hawk Tree, parlo da pubblico con più giovane, non più giovane. Guarda, io su questo è una cosa proprio vitale questa. Ogni volta che avete suggerimenti su opere che volete vedere su Giundo, scriveteci su Instagram, TikTok, email, dove vi pare. Perché questa è una cosa veramente importante, anche perché noi facciamo un lavoro di scouting e tutto, certo. Ma ovviamente la diffusione capillare che c'ha il pubblico è proprio importantissima, quindi assolutamente... Vera, scrivi a loro, dai suggerimenti che sicuramente ti ascoltano e ti rispondono. Nel limite delle possibilità, diciamo, proviamo ad arrivare a tutto ciò che è apprendibile. Allora, domanda è 8, però ti rispondo, dove sarà possibile vedere Chainsaw Man? Su Crunchyroll, assolutamente sarà possibile. No, penso che annuncia, spero di non fare spoiler, perché io vivo purtroppo avanti nel tempo e molte volte rischio sempre lo spoiler, però no, assolutamente su Crunchyroll, potrebbe essere anche una delle cose belle che potremo vedere a Lucca anche in anteprima. Ormai Chainsaw Man, diciamo che è la serie più attesa del momento, ovviamente, ma non mi stupisce. Allora, ho visto una domanda interessante, che è quella su Machines and Beast e l'animazione. Sì, perché comunque l'animazione cinese, come stavo dicendo prima, tutto il mondo dell'intrattenimento cinese si sta facendo veramente valere, lo vediamo anche su piattaforme come Netflix, dove sono usciti i primi anime cinesi, proprio addirittura fatti con animatori giapponesi, che loro prendono gli animatori giapponesi, li pagano meglio, ci vuole poco, e quindi li rubano, capito? E questo infatti è vero, Machines and Beast sarebbe un'ottima serie animata. Sì, io pongo due questioni qua, secondo me, su una possibile limitazione, mettiamola così, o comunque il motivo per cui ancora non è successo. Una è una questione di scala, cioè la Cina, anche se uno dice è un gigante ma che è formato da tante parti che ancora si devono sviluppare, quindi stanno per arrivare, cioè quando sarà un gigante formato da giganti sarà un super gigante, mettiamola così. Quindi il mondo del fumetto è uno di questi... di queste parti che ancora si sta sviluppando adesso. Quindi, quando l'intrattenimento cinese sarà arrivato a livello di veramente potenza mondiale, esatto. I top, diciamo, i best seller webtoon e cartacei potrebbero diventare assolutamente diciamo, terreno di conquista. Si deve sviluppare al 100% la parte, no, quella non animazione, e poi dopo di solito su quello si sviluppa l'animazione. Perché è molto calcolate che anche a livello animazione i coreani non sempre vengono sviluppati in animazione, comunque non solo i giapponesi. Ma perché c'è un capitale di enorme, cioè immaginiamoci in Giappone c'è un'industria di manga che fa entrare miliardi di euro e che garantisce il capitale per... Poi c'è un'industria animata dove praticamente veramente c'è un interscambio fra casa editrice e studio di produzione animata, che l'abbiamo visto pure con Attacco dei Giganti, con Best Seller, è un mondo diverso, diciamo, nel resto del mondo non siamo a quei livelli purtroppo, però la Cina intende esserlo assolutamente.
Quindi posso sperare di vedere una anime di... Ne ha le possibilità, secondo me, sia per quanto riguarda la potenzialità del pubblico, perché hanno un potenziale di gente che guarda quelle serie enorme, stiamo parlando di miliardi di persone, e diciamo anche potenziale economico, quindi mai dire mai. Stavi dicendo, Lorenzo, altre ti ho interrotto. No, stavo pensando a una seconda opzione, che forse è più... una cretinata che penso io, non so quanto sia vera, però secondo me c'è anche una barriera linguistica da un certo punto di vista, cioè il giapponese si presta molto ad essere ascoltato da persone che non sono giapponesi, ok? Mo magari mi arriva la traduttrice e mi spara con tipo un bazooka. Però guarda, questa cosa qua si diceva anche del coreano, e poi adesso ci stanno i fanatici del coreano che vogliono Squid Game in originale. A me il coreano non si offenda a nessun coreano, ma non è una lingua molto musicale. Perché il cinese è particolare, cioè non so, tu hai mai visto un'animazione? Sì, ho visto cartoni animati cinesi, di uno che sta recentemente facendo parlare di sé, che parla di un drago. Quindi diciamo che l'animazione cinese ultimamente si sta sviluppando, ma tutta l'animazione asiatica, per esempio Tris, di cui ha pubblicato anche la novel, la graphic novel Star Comics, è filippina. Però i cinesi si stanno proprio sviluppando in maniera importante a livello di animazione, e secondo me nei prossimi anni lo vedremo esplodere insieme col fumetto e il webtoon. Saranno sicuri, i cinesi faranno molto parlare di sé. E voi vi troverete come antesignani, tutti vi chiederanno la vostra esperienza, perché avete, sarete i senpai, no? Di tutto questo universo. Esatto, ora te lo direi in cinese, ma sinceramente non mi ricordo come si dice l'equivalente in cinese, quindi ho perso l'occasione di fare questo colpo. Sì, vedi, il cinese è effettivamente, ma è anche forse una questione di orecchio, devo dire, però il coreano, anzi il cinese è un po' più musicale del coreano, quindi se ci siamo fatti passare il coreano, secondo me ci facciamo passare anche il cinese. Oh, ma io poi mi aspetto comunque opere anche doppiate, perché avete visto il successo di Squid Game, no? Arriveranno, guarda, secondo me assolutamente in tempi neanche troppo lunghi, perché ormai stiamo arrivando lì. Assolutamente. Allora, ricordiamo, vogliamo un po' fare un po' il remind, dove vi possono trovare il sito appunto di Giundo, la app, tutti i vostri social, ricordiamoli, perché così in modo che anche le persone che stasera ti hanno conosciuto per la prima volta possono andare a dare un'occhiata e farsi un'idea, e poi ecco, molte cose sono anche gratuite, le possono provare prima di vedere, fare un abbonamento. Se volesse può leggere proprio in diretta adesso, gratis, quindi giundo.it, oppure le app appunto sullo store, basta cercare Giundo, e poi Giundo Comics su Instagram e TikTok, e per avere diciamo un po' più un take più interno tendenzialmente alla questione, e poi un po' comunque come anche qui su Anime Click quando capita. Commentateci, poi ecco, ti invito domani o anche dopo a mandarmi tutti i dati del Boys Love, che così domani lo annunciamo anche noi sul sito di Anime Click, ci dedichiamo una notizia, anche perché mi ha fatto molto piacere, ho visto molte persone contente, e questo è sempre un qualcosa che fa piacere, no? Significa che ci avete indovinato. Vabbè, anche perché spesso i suggerimenti vengono direttamente dalla community, quindi è easy win da questo punto di vista. È il grosso cambiamento, no? In bene e in male, che ci sia questo abbattimento del muro fra la community e poi il licenziatario, l'editore, che dir si voglia. Però questo significa anche un feedback continuo, soprattutto per voi che ne avete bisogno. Assolutamente sì. Yes. Con questo io ti saluto, e a questo punto ci diamo appuntamento prima di Lucca, ci facciamo una bella chiacchierata, ci vedremo a Romix, anzi già a Romix potremo parlare di tante cosucce, visto che noi saremo media partner, non so se l'ho mai detto, saremo media partner di Romix, ma noi siamo media partner, l'ho per scontato, quindi siamo media partner delle principali fiere. Per chi non lo sa, Twitch di Anime Click diventa praticamente la televisione delle fiere, dove porteremo tutti gli ospiti, porteremo gli annunci in diretta, ne commenteremo, li commenteremo con gli editori, li commenteremo con gli influencer, quindi assolutamente seguiteci, e seguite soprattutto anche Giundo. Ripeto ragazzi, 19 euro, manco 2 euro al mese, cioè 2 euro li spendi per il caffè fra poco, cioè, è un caffè, bevete meno caffè, io ci riesco poco. Quando io dico Crunchyroll costa 5 euro praticamente al mese, comprate meno sigarette, quello sì, qua con magari bevete un caffè meno e vi leggete una marea di fumetti al mese gratis, dovunque, poi sul pullman, su quando andate a scuola, quando andate al lavoro, cioè questa è la bellezza anche di questo tipo di intrattenimento, di questo tipo di media. Grazie a te invece, grazie a tutta la community che insomma
a tutti quelli che stanno scrivendo, vabbè, Sundoku ovviamente sempre nel cuore. Guarda, spero che tu possa evitare di doverci rubare i cappellini portando qualche sorpresina, però. Vai, vai, vai. Cioè, aspetta, anche perché comunque qualche gaggettino ce la fate sempre, ci fate sempre piacere, quindi li fate e ce li aspettiamo anche a Lucca, soprattutto adesso che ci hai annunciato poi questo titolo, vedrai che ci sarà qualcosina anche relativo. Assolutamente, ma vediamo. E poi soprattutto, ragazzi, è una realtà tutta italiana, tutta giovane. Molte volte si dicono che i giovani non fanno nulla. Diamo invece spazio ai ragazzi che qui hanno creato qualcosa di veramente unico in Italia. Diamo spazio a questa realtà che effettivamente sta portando anche tante tante cose buone. Quindi, maggior ragione, più supportate, più comunque abbiamo possibilità di leggere bei titoli anche in italiano, pagando poco, e poi magari anche comprarli in cartaceo, perché è collezionista. Abbiamo visto che comunque il livello qualitativo non è assolutamente secondo a nessuno, e questo sinceramente non è scontato mai in questo mondo. Assolutamente. Lorenzo, grazie. Io ti saluto. Mi raccomando, mandami tutti i dati che già i miei user me lo stanno chiedendo. Ho fatto una sorpresa, non te ne farò una seconda. Quindi grazie mille e spero di vederci prestissimo.